crowdfunding, prestiti tra pari, compravendite di fatture, microcredito. In Europa è boom per la finanza alternativa, ovvero per tutte quelle forme di finanziamento online che si differenziano rispetto al canale bancario e ai mercati finanziari tradizionali. La crescita di questi strumenti nel vecchio continente è a tre cifre, più 144% in un anno, fino a toccare nel 2014 un valore totale vicino ai 3 miliardi di euro. L'anno prima era di circa 1,2 miliardi. A certificarlo è uno studio dell'Università di Cambridge, secondo cui il volume complessivo delle transazioni fatte su piattaforme di finanza alternativa nel 2015 potrebbe arrivare quasi a 7 miliardi. A fare la parte del leone in questo mercato è il Regno Unito, che da solo rappresenta il 79% con 2,3 miliardi. L'Italia è soltanto decima, con un transato di 8,2 milioni. Ma quali sono le forme di finanziamento più diffuse? Escludendo la Gran Bretagna, che merita un discorso a parte, in Europa il social lending tra privati a battere tutti vale 274 milioni di euro. Segue il reward-based crowdfunding con 120 milioni e il prestito peer-to-peer tra imprese, che vale 93 milioni e ha fatto registrare l'incremento più elevato tra il 2012 e il 2014, più 272%. L'equity crowdfunding è quarto, con un valore complessivo di 82,5 milioni e un tasso di crescita in due anni del 116%. Forse è presto per parlare di rivoluzione nell'economia, ma se il fenomeno continua su questi ritmi, tra qualche anno chiamarla alternativa sarà scorretto. Si tratterà di finanza quotidiana.